Massa e potere è un'opera incompiuta e nella parte che non è stata mai scritta da Canetti si sarebbe trattato di probabilmente come sfuggire al potere attraverso la metamorfosi. E già in Massa e potere questo tema della metamorfosi è accennato. Come lo svilupperebbe lei questo tema di sfuggire al potere attraverso la metamorfosi? Beh, ovviamente non posso completare io quello che Canetti ha lasciato incompiuto, però certamente ci sono comunque delle direzioni possibili, anche se non effettivamente seguite, che Canetti ci indica. E qui comunque bisogna capire qual è il vero problema di Canetti, perché tutta l'opera di Canetti, non soltanto il libro di cui stiamo parlando, Massa e Potere, ma tutto il complesso molto eterogeneo delle cose che ha scritto, ruota intorno a questo. Canetti ha dato una definizione di se stesso come il nemico della morte. Quindi Canetti costruisce tutta la sua opera, compresa nella parte più strettamente letteraria della sua opera, il suo unico romanzo, la sua stessa autobiografia, le sue opere teatrali, intorno a quest'unico problema: come è possibile rifiutare ogni complicità con la morte? Perché chiaramente noi non possiamo evitare di morire. Ma secondo Canetti è perfettamente possibile e anzi assolutamente doveroso che noi rifiutiamo la complicità con la morte. Noi siamo condannati a morire, ma non siamo obbligati ad essere d'accordo su questo. Non siamo obbligati a sottometterci volontariamente alla morte, e qui alla morte. Quindi qualunque atteggiamento in cui la morte venga da noi considerata semplicemente come l'ineluttabile, si trasforma in una complicità. Più accettiamo che la morte è naturale e più finiamo per far morire altri o per accettare la morte di altri. Quindi, sebbene ovviamente si tratti di qualcosa di impossibile, noi dobbiamo entrare nell'ottica di una lotta radicale contro la morte. E in questa lotta contro la morte non è vero che siamo del tutto impotenti. Noi possiamo persino ottenere delle vittorie, alcune reali, altre apparenti. Abbiamo già visto un caso di vittoria reale sulla morte. Il sistema parlamentare, o diciamo pure la democrazia parlamentare, come esclusione della morte dal terreno della decisione politica. Noi possiamo creare degli spazi di esistenza in cui la morte effettivamente non c'è. E questo è appunto un caso in cui davvero, non in maniera metaforica, simbolica o fideistica, riusciamo a creare uno spazio di convivenza in cui non c'è posto per la morte. Ovviamente in democrazia la gente muore esattamente come in qualunque altro modo, ma non muore all'interno di quel funzionamento. Non muore nell'ottica della decisione politica, non si decide in base all'uccidere, appunto, ma si decide in base ad altro con cui la morte non ha a che fare. E ci sono molti altri aspetti. Per esempio, Canetti parla di immortalità in riferimento alle grandi opere d'arte, per esempio. L'artista è un immortale, non nel senso che non muore mai, ma nel senso che quello che davvero conta in lui, che non si identifica con la sua vita personale ma con la sua opera, è destinata a durare oltre la sua vita, in un'ottica di relativa eternità. Per semplificare, non è vero che Michelangelo è morto, nel senso che sì, il signor Michelangelo in carne e ossa ovviamente è morto, ma quello che è davvero importante in lui, l'unica ragione per cui lo ricordiamo, l'unica ragione per cui il suo nome è importante per noi, è qualcosa che c'è ancora. Almeno in grandissima parte, appunto la sua opera, che è immortale e quindi attraverso la sua opera è immortale anche lui. E questo è un esempio, ma se ne potrebbero fare anche degli altri. Ora, il potere stesso è un modo di gestire la morte, cioè il potente, come abbiamo appena visto, è qualcuno che cerca di non morire facendo morire altri al suo posto, per dirla brevemente. La massa stessa, e qui entriamo più direttamente nell'argomento a cui si riferisce la domanda, è una dimensione di esclusione temporanea, ovviamente, ma comunque di esclusione dalla morte, della morte. Perché?
Perché la massa, come la definisce Canetti, è il momentaneo, non può mai essere permanente, superamento dell'individualità. Io, inteso come individuo, come soggetto isolato, ovviamente morirò, come ogni altro io possibile. Ma nel momento in cui non parliamo di io, neanche di io più io, ma parliamo di noi, siamo entrati in una dimensione completamente diversa. Il noi non è una sommatoria di individui per Canetti, ma è il superamento dell'individualità. Cioè è il momento in cui il soggetto smette, potremmo dire, di identificarsi con se stesso, ma si identifica invece con una comunità di appartenenza. Se diciamo io, che sono un italiano, morirò, certamente stiamo affermando qualcosa di vero, ma non potremmo dire noi in quanto comunità italiana o in quanto nazione moriremo. Storicamente finiremo, non siamo eterni, però è chiaro che c'è comunque un'enorme differenza proprio di prospettiva temporale. La prospettiva dell'io è la prospettiva di una singola vita, la prospettiva del noi è una prospettiva che può essere di generazioni, di secoli, di millenni. Oppure, anche quando è qualcosa di molto più breve, è comunque qualcosa di molto più intenso. Qui abbiamo la differenza fondamentale che Canetti fa tra i fenomeni di massa, la massa aperta e la massa chiusa. La massa aperta, andiamo al sodo della questione, trascurando molti dettagli, è la massa che ha la maggior possibile intensità emotiva. La massa aperta è quando effettivamente ci sentiamo tutti insieme, cioè quando percepiamo proprio la condivisione di un'emozione, quando siamo tutti quanti felici e sentiamo che siamo felici insieme, o quando siamo tutti arrabbiati e sentiamo che lo siamo insieme, o quando siamo pieni d'odio, o quando siamo pieni di paura e sentiamo che questa emozione è condivisa. Non è solo la mia emozione, ma è l'emozione nostra, che io percepisco non come mia ma come nostra. E in questo momento, in questo noi, che ovviamente poi è una durata brevissima, al limite istantanea, però effettivamente c'è un superamento di quella dimensione individuale che mi consente per esempio di non percepire più individualmente il pericolo, la minaccia. Perché la gente va in guerra? Perché nel momento della battaglia, dal punto di vista emotivo, non esiste l'eventualità di essere uccisi. Perché per quanto si sia consapevoli che individualmente si rischia di morire, si rischia moltissimo di morire, però c'è comunque il fatto che si sta vivendo un'emozione fortissima che ci accomuna a tutti gli altri. E quindi la mia vita non è più distinta da quello di chi combatte accanto a me. E anche se io muoio, gli altri sopravviveranno e vinceranno, e in quel momento per me va bene così, mi basta. Cioè la mia morte non ha più importanza perché rispetto al noi, Dio non ha comunque nessuna importanza. In un certo senso è come se io fossi già morto nel noi. E quindi la morte smette di farmi paura, smette di avere importanza per me. Questo può essere molto bello, può anche essere molto brutto, perché può essere un grande alimentatore di violenza. Il grande fascino della guerra, secondo Canetti, sta tutto esattamente in questo. La guerra ci consente di vivere l'emozione del non aver più paura di morire. Quindi l'emozione di una sorta di vittoria sulla morte. Però questo naturalmente moltiplica le possibilità di morire e soprattutto è legittima l'uccidere. Quindi è un modo di gestire la morte che in realtà fa vincere sempre lei. Però comunque è una dimensione di superamento. Ora, se entriamo in quest'ottica, siamo nell'idea che meno io mi considero chiuso nei confini della mia individualità e meno ho il problema della morte. Se io entro nell'ordine di idee che la mia esistenza non è qualcosa che comincia e finisce con me, ma è qualcosa che si iscrive in un percorso molto più lungo, che c'era prima di me e che ci sarà dopo di me, e già la percezione cambia completamente. Prima parlavamo del potere come antimutamento e Canetti fa una specie di ventaglio di possibilità da un massimo a un minimo di potere, una specie di scala
di mutamento, che è anche una specie di scala inversa del potere. Cioè, più c'è mutamento, meno c'è potere, più c'è potere, meno c'è mutamento. Da una parte abbiamo il rifiuto assoluto del mutamento, e questo Canetti simbolicamente lo identifica nel re, la figura del potere immobile. Dall'altra parte Canetti mette lo sciamano, quello che noi impropriamente siamo portati a chiamare lo stregone, che in culture cosiddette primitive ha una funzione specifica, che è la funzione di operare metamorfosi e quindi di aprire ad altri mondi. Chi è lo sciamano? È colui a cui si attribuisce il potere di cambiare la propria forma e attraverso il cambiamento della propria forma di rendere accessibili mondi diversi rispetto a quello umano. Lo sciamano è colui che può andare nel regno dei morti e, parlando con gli spiriti dei morti, per esempio, guarire le malattie. Oppure colui che può salire al mondo degli dèi, oppure colui che può farsi animale e, per esempio, ottenere dagli animali il successo della caccia, e così via. Insomma, è una figura metamorfica, appunto, una figura che, trasformandosi, può mettere in collegamento mondi diversi tra loro. Quindi nella figura dello sciamano, per esempio, non c'è un confine netto tra la vita e la morte. Lo sciamano è contemporaneamente vivo e morto, perché per diventare sciamano deve aver superato l'esperienza della morte, ed è qualcuno che può parlare con i morti, che può far tornare in vita i morti, che può far morire i vivi, e quindi supera il confine. Ora, in linea teorica, se noi immaginassimo una visione complessiva dell'esistenza umana che sia tutta nell'ottica della metamorfosi, cioè se smettessimo di identificarci con l'io singolo ed entrassimo nell'ottica del ciclo vitale, e a quel punto, in un certo senso, avremmo superato il problema della morte. Possiamo provare a dirlo in greco. In greco ha due termini per dire vita: bios e zoe. Bios è l'esistenza individualizzata, la singola forma vivente. Zoe è la vita come fenomeno complessivo, come complesso degli esseri viventi in qualunque momento del tempo, quindi in tutta la successione temporale. Ora, è chiaro che la vita come bios è destinata a incontrare Thanatos, la morte, ma la vita come zoe non incontra mai la morte. La vita come fenomeno complessivo non muore. Persino qualora ipotizzassimo la scomparsa della vita su questa terra, sappiamo che esistono migliaia, probabilmente milioni se non miliardi di pianeti, in qualcuno di questi è statisticamente certo, anche se non ne abbiamo le prove empiriche, che la vita esiste. Persino la scomparsa della vita sulla terra non sarebbe la scomparsa della vita. Appunto perché entriamo in un'ottica in cui la vita viene vista nel suo insieme, nel suo complesso, e nel suo insieme, nel suo complesso è metamorfosi, continua trasformazione. In un certo senso il discorso potrebbe essere forse spiegato in questi termini: se io smetto di essere io, come faccio a morire? Se io ho superato in qualche modo i confini della mia esistenza individuale, la mia morte diventa in un certo senso un'apparenza, non nel senso che non accada realmente, ma nel senso che comunque si iscrive in un ciclo in cui non è mai la parola fine, in cui c'è sempre un dopo. Ora, questo non nell'ottica di rappresentazioni religiose. Canetti è un autore assolutamente laico. Sebbene parli molto di religione, la sua prospettiva personale è certamente una prospettiva a-religiosa. Anche se non anti, non necessariamente, almeno antireligiosa. C'è proprio un'ottica comunque di continuità in qualche modo concreta. Ora, nell'impossibilità di ricostruire in Canetti un ragionamento completo in questa direzione, io di solito a lezione faccio un esempio, che con Canetti in realtà non c'entra niente, perché Canetti non ne parla. Quello di un importante rituale antico della Grecia antica, il più importante rituale della Grecia antica, che erano i misteri eleusini. Ora, di questo rituale noi per
ragioni abbastanza ovvie, sappiamo pochissimo, però alcune cose sappiamo. Sono cose difficili da interpretare e da capire. Sappiamo per esempio che il momento più sacro e più solenne di questo rituale era un gesto in se stesso semplicissimo, il mostrare ai partecipanti al rito una spiga di grano. Per ragioni non facili da capire, ma che comunque risultano dai documenti, questo era il momento in cui in qualche modo si realizzava l'iniziazione. E sappiamo che il contenuto dell'iniziazione consisteva, portava, attraverso un complesso percorso, al superamento della paura della morte. Questo ci viene detto da vari autori, anche molto autorevoli, per esempio da Aristotele. Coloro che hanno visto queste cose non avranno più paura della morte, ci dice Aristotele. Perché? Sono state fatte diverse ipotesi, alcune piuttosto fantasiose e poco plausibili. C'è anche chi ha ipotizzato che accadessero in qualche modo dei fenomeni di tipo soprannaturale o almeno visionario, allucinatorio, magari provocati anche da droghe, eccetera. C'è un'ipotesi che è stata avanzata da un grandissimo studioso ungherese, ma di lingua tedesca, Chiareni, ma ripresa anche da autori italiani, in particolare da Dario Sabatucci, e secondo cui, insomma, effettivamente dobbiamo prendere le cose sul serio. Ci viene detto che la cosa che conta è la spiga di grano, cerchiamo di capire cos'è la spiga di grano. Non è una spiga che sta in un campo, è una spiga recisa, quindi è morta. In un certo senso potremmo dire è un cadavere. Però è definitivamente un cadavere? È definitivamente morta? Se prendiamo i chicchi che stanno in quella spiga e li piantiamo nella terra, invece di una spiga morta avremo decine o centinaia di spighe vive. Nello stesso tempo, quei chicchi di grano evidentemente vengono da qualcosa. Quella spiga è nata da altri chicchi di grano che sono stati seminati, che sono nati da altri chicchi che sono stati seminati in precedenza, eccetera, eccetera, eccetera. Si risale infinitamente in là nel tempo. Quindi potremmo dire che nel singolo chicco di grano c'è tutto il passato, ma proprio fisicamente, biologicamente, non in maniera soprannaturale, metafisico, spirituale. Quel singolo chicco di grano esiste perché sono esistiti per millenni e millenni e millenni, altri chicchi di grano prima. E in un certo senso tutti i chicchi di grano passati sono lì. Nello stesso tempo ci sono tutti i chicchi di grano futuri, anche di un futuro lunghissimo, anche di un futuro di millenni, millenni e millenni, perché sono già lì. Senza quel singolo chicco di grano non sarebbero possibili, non potrebbero esserci mai, sono già lì. È quello che Chiareni, in maniera molto suggestiva, chiama l'abisso del seme. Che cos'è un seme? È un nulla, è una cosetta, ma dentro c'è tutto il passato della vita, di una certa forma di vita, e nello stesso tempo tutto il futuro di quella forma di vita, che sono fisicamente, realmente, non per modo di dire o per pensieri strani, presenti lì. E quindi il chicco di grano mi dice che tutta la morte porta alla vita, che tutta la vita porta alla morte e che vita e morte si alternano come parti di una stessa realtà, come potremmo dire due facce della stessa medaglia, come due dimensioni opposte di un'unica realtà che non possono stare l'una senza l'altra. E quindi la morte non è mai soltanto morte, come la vita non è soltanto vita. E se al posto del chicco di grano ci mettiamo noi, vale esattamente lo stesso ragionamento. Anche di ognuno di noi potremmo dire che in ognuno di noi sono fisicamente, proprio in carne e ossa, presenti tutti i nostri antenati. Tutti, risalendo alle origini dell'umanità e persino ancora oltre. E nello stesso tempo sono già presenti tutti i nostri discendenti, che ancora non ci sono, ma senza la nostra esistenza corporea, biologica, non esisterebbero mai e quindi in un certo senso ci sono già. Ognuno di noi è il figlio di tutto il passato e il padre di tutto il futuro. E quindi non abbiamo un confine. Dentro di me non ci sono soltanto io. Dentro di me ci sono tutti quelli che sono stati prima di me, ma anche tutti quelli che saranno dopo di me.
E quindi in un certo senso dov'è la morte dentro di me? C'è tutta, certamente, non solo la mia, ma persino quella di chi mi ha preceduto. Sono fisicamente presenti nel mio corpo, ma non come qualche cosa che nega la vita. In un certo senso la morte diventa un fatto linguistico, la morte diventa un modo di designare uno stadio della vita, che non è lo stadio del suo sparire, ma lo stadio del suo trasformarsi, del tuo trasformarsi in altra vita. Questo poi lo possiamo anche esprimere in chiave spirituale, religiosa, in termini di metempsicosi o in termini di mortalità dell'anima, ma non abbiamo bisogno necessariamente di una visione di tipo religioso per pensare a una cosa del genere. Possiamo anche pensare ad una immortalità puramente biologica, che però è una condizione, e questo è il prezzo che è molto difficile da pagare per noi, che il prezzo da pagare è l'insignificanza dell'io. E questo è il punto difficile, il punto che forse non risolve, perché sebbene quello che ho appena detto sia ovviamente vero, non è qualche cosa su cui possiamo avere opinioni diverse, è un fatto. È chiaro che questo fatto di per sé non ci basta. Può bastarci soltanto se abbiamo acquisito un certo schema di pensiero e se siamo disponibili appunto a pagare il prezzo che in un certo senso la nostra reale esistenza in quanto io è comunque non soltanto nella prospettiva della morte futura, ma anche nella prospettiva del qui e ora, assolutamente insignificante. In un certo senso il prezzo da pagare per non avere più paura della morte è riconoscere che la mia vita in quanto vita personale non ha nessuna reale importanza. E per noi occidentali che siamo abituati al culto dell'io, questa è una cosa estremamente dura da accettare, mentre in altre culture potrebbe persino essere una banalità, nell'ottica della visione buddista dell'impermanenza, per esempio. In fondo, un messaggio di questo tipo potrebbe tranquillamente essere espresso, cambiando giusto qualche riferimento concettuale, alla visione buddista della realtà o a quella taoista o a quella shintoista, cambiando ancora altre cose. E questo forse è una delle ragioni per cui l'incontro col pensiero orientale può aiutarci in qualche modo a ridimensionare la ipertrofia dell'io, che non è una necessità naturale dell'essere umano, ma è una nostra caratteristica culturale e forse uno dei limiti della nostra cultura.